No, no, Trollini, oggi ho fatto il video dell'anno. C'è una clip iniziale dove andiamo al McDonald's e ordiniamo una cosa strana. Una clip dove faccio un prank a Graziana e la clip dei capelli. Quindi c'è di tutto nel video, raga, guardatelo tutto. Hashtag Yes Family. Hola, Trollini! Adesso sono lontana. Ma che problemi hai? Che tipo di problemi hai? Come Fabius? Benvenuti in questo nuovo video. Stiamo per andare allo Shan, raga, perché ormai la mia vita si basa soltanto ad andare allo Shan il sabato e la domenica, se non l'avete capito. E con noi c'è anche nonna! Ah, nonna, sei contenta di andare allo Shan? Sì! Vai! Raga, io me ne scappo da questa macchina! Ci sono problemi! Ci sono problemi! Raga, guardate che scarpe fashion per il calcio. Sinceramente io non ci so giocare a calcio, però siccome mi servono ogni tanto le ho comprate. E intanto mia madre non ho capito che cosa sta cercando di fare. Che stai facendo? Come si fa? Che si fa con questo? Dovresti fare i muscoli. Vai, vai. Mi è venuta un'idea spettacolare che sono sicuro che vi piacerà. Sicuro, sicuro, sicuro. Guardate qua che cosa. Fate, provate a immaginare questo, lei e il McDonald's. Non vi dico altro. Raga, il mio piano era questo. E ora andrà in atto. Nonna praticamente deve prendere l'Happy Meal, vero? Sì. Più forte, nonna, sì! Sì! Brava! Mamma andrà ad ordinare l'Happy Meal con gli occhiali. Per andare sott'acqua, quindi vediamo un po' che cosa ci dice la signora lì. Buongiorno, un Happy Meal. Beh, vero, ora è andata. Ora la parte più. No! Cosa devo Ora ti dire? vedono loro. Quant'è? Oh, non fanno una piega. Guarda, sei C'è bellissima. qualcosa di strano? Sono splendida. Grazie. Grazie. Ma c'è un occhio! Ok, no, aspetta. Io vedo, non vedo nulla. Grazie, arrivederci. Cioè, praticamente la tipa che lavora lì ha chiuso veloce lo Stava morendo, sì, ha chiuso veloce il finestrino perché si stava proprio buttando a terra dalle risate. Ma comunque, ovviamente, vedendo un soggetto così, come fai a non ridere? Cioè, è uno spettacolo, sta cosa. Però ora possiamo dare il panino a nonna. La bambina è contenta. Thank you. Raga, la prossima volta entriamo tutti e due con gli occhiali da sub. Andata. Però questa volta dovete arrivare a 1000 like, raga. Arrivate a 1000 like e lo facciamo. Lo facciamo, sicuro, Entriamo matematico. tutti e due Con gli con gli occhiali da occhiali da sub. sub e andiamo ad ordinare. Tornati a casa, praticamente fino a stasera faremo un bel po' di roba. La prima sarà uno scherzo strepitoso a Graziana, che io spero che riesca dal profondo del cuore, perché se riesce sarà bellissimo, vi faccio vedere. In pratica ho preso delle uova. Ne ho messe due nel pentolino così da farle sode. E io andrò a dirle che useremo la mazza da baseball per rompere le uova al volo, così tanto quelle sono anche scadute, quindi non le avrei utilizzate. Però due uova saranno sode, l'altra no. Quindi faremo un turno Graziana, un turno io, poi toccherà Graziana, le darò l'uovo non sodo. E lei lo colpirà, sperando, raga, che lo colpisce e non lo fa cadere a terra, perché altrimenti va tutto in fumo. Tutto pronto, raga, ho messo a bollire tutte le uova. Abbiamo preso Graziana con la mazza qui pronta a spaccarmi la testa. Quattro uova, una ragazza, una mazza, un ragazzo che non ha niente da fare nella vita. Cosa succederà? Scopritelo su Perios. Paura, ho l'ansia. Sei un genio, com'è possibile? Questa challenge non riuscirà mai. Dovevo trovare un'altra persona che avesse degli occhi anche funzionanti, tra l'altro, Ma te l'ho tanto che io. detto che no. Se riesco a colpirlo, devi urlare: sono una ragazza stupida e me ne vanto. No. Ricordatelo, No. abbiamo fatto una scommessa. No. Graziana, ora ti devono vedere tutti. Sono una ragazza stupida e me ne vanto. E lo sappiamo. Raga, visuale più professional. Graziana dal basso, le uova sono qui.
e ora glielo tiriamo. Graziana dovrà prenderlo al volo. Grazia, ma mi pare che sta... aspetta, che sta passando un aereo, mo farà rumore. Ah! Ma sei scemo! Io... il mio piano, visto che Graziana non è brava, era di tirarglielo addosso in modo che si spaccasse. Il problema è che, cioè, l'uovo non era sudo. Com'è possibile che non si sia spaccato? È stato malissimo! Non è possibile che non si sia spaccato! Ma, raga, non è possibile, cioè... Cioè, ma mi esce un livido! Ma te l'ho allora... No. Allora, ci vediamo stasera, perché Graziana dovrà farmi una cosa ai capelli. Dico, paura! Cioè, raga, guardate che cosa mi ha fatto ai capelli. No, niente ancora, sono sempre i miei soliti capelli brutti. Comunque, intanto sono arrivate le nuvole. Questa è Graziana. È un po' strano alle volte, è un ragazzo. Va bene. E praticamente, che cosa dobbiamo fare? Abbiamo comprato degli elastici. Graziana, elastici. Questi qui, perché mi è venuto in mente di fare praticamente tipo le treccine. La finisci! Le treccine su tutti i capelli. Avete presente tipo i capelli, non lo so, di galli? Ma raga, sono lunghissimi i capelli. Guardate raga, dovrebbero diventare così, però su tutti i capelli. Cioè io sembrerò un extraterrestre. Però siccome durerebbe troppo, ci vediamo direttamente al lavoro finito. Bene, dopo esattamente 2 ore di treccine, le mie dita che sono andate al cimitero perché sono stanchissime, vi presento il nuovo Pepi. Non riesco a fare il serio, ragazzi. Sembro tipo questa qui. È impressionante. Cioè, aspettate, qua c'è la mia faccia. Raga, sono... non so neanche io, parlo tra lo schifo e il what? Non lo so, ragazzi, commentate per favore. Ovvio. Aspetta, che... sembri anche Drefgott. Ma il fratello scemo sembra di Drefgott. Cioè, commentate, ditemi che cosa ne pensate. Comunque per me fanno uno schifo, però ditemelo perché, cioè... Cioè, stai dicendo che il mio lavoro di 2 ore fa schifo? Diciamo, no dai, i capelli sono un po' troppo corti per fare questa cosa. Però la volevo fare giusto per... Fatemi sapere, ragazzi, perché se vi piacciono magari me li faccio rifare da Graziana e andiamo in giro così. Oggi metterò una foto con questi capelli su Instagram alle 8, quindi andatela a vedere assolutamente. Beh, trollini, Yos Family, il video è finito. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Noi ci becchiamo dopodomani, mercoledì, alle 14, sempre sul canale. Ciao! Woo!